avrete notato che qui la decorazione cambia. E è una decorazione polimaterica che richiama quella che abbiamo visto prima da Villa San Marco a Stabia. Questi sono, sono stacchi dalla parte alta della parete in cui si unisce la decorazione ad affresco con la decorazione in stucco, e notate la presenza frequente del blu. Quindi è una decorazione particolarmente costosa, quindi che fa uso del pigmento blu, che era il più costoso, e dell'utilizzo di maestranze non solo pittoriche, quindi non serviva solo la bottega dei pittori, ma anche la bottega dei plasticatori, che cui veniva appunto commissionata la decorazione in stucco. È anche una decorazione che non si trova tanto negli ambienti privati quanto negli ambienti pubblici o negli ambienti di altissimo livello, come appunto Villa San Marco. E quindi doveva, nel disegno di autorappresentazione del Dominus, farlo apparire all'ospite non come privato cittadino, ma come magistrato, cioè come detentore di una carica pubblica. E per farlo sceglie di decorare la sua casa con questo tipo di decorazione particolarmente prestigiosa in termini di dispendio, di costo, e in termini di efficacia visiva. Cioè, sarebbe come se noi vedessimo nel salotto di un nostro amico scritto a lettere cubitali, la legge uguale per tutti, no? Oppure il ritratto di Mattarella, qualcosa che noi ricolleghiamo a un ambiente che non è l'ambiente privato domestico, ma è tipico degli ambienti pubblici.